È stata inaugurata questa mattina dal presidente nazionale Tito Boeri e dal sindaco metropolitano Luigi De Magistris la nuova sede della Direzione Metropolitana di Napoli dell'INPS, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, che in virtù del suo bacino d'utenza di circa 3.100.000 abitanti divisi in 92 comuni, la nuova struttura raggruppa le 5 filiali dell'area metropolitana, Castellammare di Stabia, Vomero, Camaldoli, Nola e la filiale Flegrea, per un totale di 1.200 dipendenti. 1.200.000 famiglie servite con la gestione di 600.000 pensioni e 250.000 prestazioni a sostegno dell'utente, la nuova direzione metropolitana riceve ogni giorno 5.000 clienti, entrando quotidianamente nelle case di 2 milioni di persone. Grazie alle 100.000 aziende attive sul territorio, l'intervento dell'INPS va a costituire il 30% del PIL dell'area metropolitana. Beh, questo è per noi un fatto molto importante, perché rafforziamo la nostra presenza a Napoli, vogliamo aumentare la nostra presenza capillare sul territorio in una realtà molto difficile, ed è per questo che nella riforma organizzativa dell'INPS noi abbiamo voluto proprio creare una direzione di prima fascia dell'area metropolitana di Napoli. Il fatto di convergere, di portare nostri dipendenti tutti all'interno di questa sede è un fatto molto importante, perché ci permette di lavorare meglio. Avremo qui le varie anime dell'INPS, dagli avvocati agli ispettori, alle persone che lavorano sulle prestazioni a sostegno del reddito, a quelli che lavorano alle pensioni, e questo ci permetterà anche di rispondere meglio alle esigenze di una clientela di persone che, specie nella realtà napoletana, sentono molto bisogno di avere un contatto personale con noi. La rifunzionalizzazione delle strutture dell'area metropolitana di Napoli comporterà un risparmio di 1.500.000 di euro. Il sindaco metropolitano De Magistris ha rimarcato il bisogno di protezione sociale, sottolineando tuttavia l'importanza e la convenienza di investire nella città metropolitana di Napoli. C'è bisogno di tanta protezione sociale, soprattutto in un momento di ristrettezze economiche e di leggi che non aiutano. Le istituzioni presenti sul territorio, voi quelle di carattere nazionale come l'INPS, voi quelle locali come il Comune, cooperano e devono cooperare sempre di più, perché c'è bisogno di protezione sociale, di sicurezza sociale, di tutela dei diritti, di stare vicino a chi dopo tanti anni di sofferenza va in pensione, ma anche favorire tutele a chi entra per la prima volta nel mondo del lavoro, voi pubblico ma anche privato. Noi siamo l'area metropolitana più grande del Mezzogiorno, ma anche tra le più grandi d'Europa, 3.500.000 di abitanti, il 56% della popolazione campana, quindi investire a Napoli è necessario, è un dovere, ma è anche molto utile, perché è qui che ci sta bisogno di tutela di diritti e c'è tanta energia, tanto lavoro, tanta competenza e tanta passione.